la creatività qui corrisponde con uno stato di incertezza esistenziale, di stranezza, che in definitiva è la tonalità principale della vita esistente. Quindi è come se fosse l'iperbole di uno stato con le braccia nudi. Solo che lì appunto arriva una sorta di febbre, di allucinazione, di stato. E quindi questo un po' offre ovviamente alla possibilità di pensare di una protesta umana che forse è stata l'altro successo del film, cioè il fatto di cui dopo questa pandemia abbia incontrato questa umanità così elevata, cioè quello del pubblico, un materiale edificato per comune in questo paese, è stato un regalo. Proprio un'antropologia diversa che è tra i tutto per un riguardare all'epoca, e però c'è questa magia, qui io definirei magia, cioè questo stato di continua suggestione in cui vive il creatore, il bello, che è un uomo in ascolto, non ha niente a che fare con un momento che si studia nelle scuole. Era un uomo anche fragile, anche smarrito, se vogliamo, e reduce da questa esperienza del mettere in mano una figlia vestita da moglie, e come gli dice l'amico Herder, non sa dove sta andando. Lo capirà poco quando ci avrà gli spettatori del valle che lo contestano, è andato oltre. Oltre a quello che nella convenzione è possibile. Quindi diciamo che questo stato di incertezza essenziale, che è veramente l'equilibrio tra una sorta di agonia e un'euforia, è stato proprio questo incontro. In definitiva si è creato anche sul piano dell'interno, perché Figari e Piccone sono portatori di una teoria, di una verba, e anche se vogliamo di una disillusione che è però contagiosa, perché e dall'altra c'è appunto un attore come Tony che invece è abituato a personaggi contrario, così importante, che ha Caracuda, che ha Antonio, che ha, diciamo qui però è un personaggio totalmente nascosto, anche questo è sorprendente, tutti diciamo ma Tony è molto diverso da quello che e sempre in ascolto, non è un personaggio che si fa pratica, è un personaggio che è disponibile ad accogliere quello che la realtà gli offre. E quando capisce che questi due sono molto niente, come capita al campanilismo di un autore, si ferma, dice voglio vedere, voglio studiare, voglio capire come va. E riceve questa chiave, che poi è una chiave più genialmente a che è il pubblico, che noi tutti siamo in cerca d'autore. Sembra una sciocchezza oggi, però è così. Cioè capire che il pubblico, ovunque sia, è un pubblico che è in cerca d'autore, cerca di trovare chi lo riveli, chi ne riveli l'anima, chi ne riveli il carattere. Quindi questo teatrino amatoriale che si anima, che fa un po' di risposta con quelli che stanno sul palcoscenico, gli dà lui una scossa, gli dice guarda adesso qui ho capito che cosa devo fare. Come hanno reagito i finali di Piccone quando gli hai proposto di fare il film? Allora so che io li trovo straordinari, intelligentissimi, li amo moltissimo. Loro sono veramente spettacolari, molto spettacolari. Quindi hanno amato moltissimo l'idea, sono portati a capofitto e sono stati dei complici. Perché direi che questa caratteristica loro hanno anche produttori complessi, non hanno prodotto un film come Spaccaosso, dice subito, tutto meno un film compiacente, è un film che rischia, insomma, col pubblico. Quindi è nella loro formazione l'idea di mettersi in gioco,
Anna ha detto, poi devo dire, tutti e due con meditazioni diverse hanno a che fare il Mirandello. Il Mirandello comunque, come siciliano, è un po' dove si passa sempre, quindi anche loro ci hanno passati, quindi si sono ritrovati in questa materia e hanno capito che poteva essere l'occasione per trasmettere altro. Perché la cosa che mi sorprende del pubblico è che il pubblico che va a vedere questo film non è che insomma, molti sono. Non hanno mai sentito un'opera di Mirandello, cioè, e però rimangono affascinati dal gioco e magari poi